1977, l'anno che rimane impresso nella memoria per l'impresa di Francesco Moser ai campionati del mondo di San Cristobal. In Francia, dove a dominare la scena sono campioni affermati del calibro di Michel Laurent, Jacques Bossis, Bernard Thévenet, Raymond Poulidor e Bernard Hinault, spunta un giovane ricco di talento che dimostra di non aver paura di nessuno. Siamo alla vigilia del campionato nazionale francese e la corsa che andrà in scena a Château Chinon, per tutti gli addetti ai lavori, sembra già avere un padrone. Alla vigilia Guimard aveva offerto il champagne a tutti i giornalisti e ha detto: Hinault vince domani. Ha sbagliato solo di un anno, perché Hinault ha vinto nel 78 il campionato, ma non nel 77. Una corsa a sé, diversa da tutte le altre, il campionato nazionale. Per tutti i corridori, ma in particolare per sei francesi che in quel 1977 vestono la maglia del Flandria. Un mese prima, avevamo fatto il nazionale, che era una grandissima corsa francese di un giorno. Alla fine, 20 corridori in fuga davanti, neanche uno di noi, e a sera abbiamo preso una legnata terribile a dirlo sportivo. Andando alla partenza, lui guidando la macchina ha detto: e soprattutto fate come al nazionale, 20 corridori in fuga, neanche uno di voi. Io mi sono detto tra me e me, ho detto: guarda, io adesso faccio tutte fughe, tutte, dall'inizio fino alla fine, e quando sarò morto scendo e dirò: io ho fatto il mio dovere, ho lavorato. Una tattica coraggiosa che però si rivela vincente. Marcel rimane in fuga per tutto il giorno e nel finale si ritrova ancora in testa alla corsa con un trappello di una decina di unità in compagnia di campioni come Michel Laurent e Jacques Bossis. In quel gruppetto sono due le maglie rosse della Flandria. Oltre a quella di Tinazzi c'è quella di René Bettinger. E mio compagno, dico: guarda, prendo Jacques Bossis, che era un corridore de Guimard, della Gitane, che andava forte in volata. Dico: guarda, io prendo Jacques e tu prendi gli altri. E al piede della salita Michel Laurent l'ha attaccato, perché eravamo in più sulle sue terre, voleva vincere a tutti i costi, a Château Chinon. L'ho attaccato io e sono partiti in cinque. E io aspettavo che Bossis mi passasse davanti. A un certo punto mi giro, Jacques era staccato, non c'era più. E cosa ho fatto io? Piano piano, restavo ancora un chilometro e mezzo di salita, piano piano potevo ritornare subito, ma no, piano 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 sono ritornato e li ho ripresi ai 300 metri. La classe si vede nei momenti più difficili ed è proprio sfruttando l'ultima curva che Marcel guadagna qualche metro di vantaggio sugli avversari. E quando ho girato ho detto: farò secondo o terzo, perché si capisce, perché la volata era già abbastanza lanciata, e mi sono pensato: dai, per il tuo primo campionato è bene. E qui che li vedevo tutti sui pedali e io seduto, ho detto: ma questi non stanno facendo volata, ma fanno volata questi. Quando mi sono alzato sui pedali e li ho persi. Ma chi è Marcel Tinazzi? Alla fine degli anni 50 è appena un bambino quando legge sulla Gazzetta dello Sport le imprese dello zio Giorgio Tinazzi, che corre in Italia tra i professionisti. Pedalare diventa la passione del piccolo Marcel, anche se il ciclismo non sembra essere il suo sport. Io mi ricordo la mia prima corsa, ho finito un'ora dopo il primo. Quando sono arrivato mio padre mi ha detto: guarda, non sei tagliato a fare il ciclista, va a nuotare, comprati un costume e vai a nuotare. E io, per sfida, perché non volevo arrendermi, ho continuato ancora di più e ovviamente mi facevo staccare ogni domenica, e ogni domenica stessa storia: va a nuotare. Io dicevo: ti farò vedere un giorno, ti farò vedere. Finché dopo li ho fatto vedere. Passano gli anni, Marcel cresce e come un fiore sboccia, vincendo le gare più belle. Tra i dilettanti approda ad Aix-en-Provence di Lucien Aymar.
Il vincitore del Tour de France del 1966 intravede in quel giovane transalpino la classe del campione e lo segnala a De Gribaldi, il tecnico della Flandria. Il 2 gennaio 1977 arriva la telefonata e Marcel risponde presente. 4 mesi più tardi sarà campione di Francia. Non mi sono reso conto di quello che avevo vinto perché ero troppo giovane e ho anche pagato perché tutti i vecchi corridori e soprattutto anche i vecchi retrosportivi l'hanno preso male, perché uno sconosciuto in più con una squadra belga, tutte le grosse squadre francesi, all'epoca c'era Peugeot, la Gitana, che facevano proprio, erano i monumenti, e una squadra belga con 6 corridori che riesce a vincere, in più facciamo primo e secondo. Sicuro che mi ha fatto del bene, ma mi ha fatto anche del male questo titolo, subito, perché non avevo nessuna esperienza. La tenacia, il coraggio e la forza sono doti che non difettano a Marcel Tinazzi. Nel 1981 chiude al 13° posto il Tour de France. L'anno successivo punta a migliorarsi, ma la sfortuna gli mette il bastone tra le ruote. Quarta o terza tappa o quinta, non so, non saprei esattamente. Kelly mi dice: dai, rimontiamo, andiamo davanti. E cosa fa Sean? Salta su una pista ciclabile e andiamo. Ma lui, quando dalla strada normale è partito sulla pista ciclabile, ha tagliato attraverso gli spettatori. Un bambino ha preso paura, si è spostato e io l'ho inforcato. E qui, quando sono caduto, mi sono rotto scafoide. La sera sono andato all'ospedale e mi hanno fatto un gesso, e il giorno dopo c'era la tappa a squadra, a cronometro a squadra, e io sono partito con la mia mano rotta. A metà percorso dei manifestanti hanno bloccato la corsa e abbiamo dovuto annullare la tappa. Va bene, siamo tornati all'albergo. Il giorno dopo, tappa con i pavè e i nomi della partenza, ovviamente si era saputo, scafoide rotto, tutto quanto, e i nomi della partenza mi dice: ti amigos, non passi la tappa oggi. E ho detto: no, scommettiamo una cassa di champagne che arrivo a Parigi. E questo mi ricordo sempre. Mi ha guardato, ha pensato bene, perché Ino era uno che non si sbilanciava tanto. Ha detto: non scommetto perché con te non si sa mai. Io avrei perso perché ho finito il tour. Un'impresa che lo fa entrare di diritto nella storia del ciclismo e anche nell'antologia medica. Marcel Tinazzi e il suo scafoide rimangono però impressi nella memoria anche per un'altra invenzione, quella della maglia divisibile a maniche corte. Io rivendico la paternità di questa maglia. Prima del tour avevo chiesto al fabbricante: fatemi delle maglie, maniche corte, con la zip integrale. E su una rivista, credo che la rivista de Chanil, l'anno del ciclismo, e su una curva sono sull'Alpe d'Huez con scafoide rotto e con la maglia tutta aperta, che sembra che un pipistrello, per dire, è scritto Marcel con la sua strana maglia. E qui avevo già l'inventiva dell'abbigliamento. Una novità assoluta per il ciclismo degli anni 70, che una volta sceso di bicicletta proietta direttamente Marcel nel mondo dell'imprenditoria. Sua compagna di vita e di lavoro è la signora Eddy, con cui Marcel fonda il marchio MS Tina, che è divenuta leader nella produzione del vestiario tecnico per ciclisti. Una piccola realtà che cresce distinguendosi per la qualità dei prodotti. Nella sede di Vallà di Riese Pio X, infatti, si concentrano i migliori specialisti che oggi seguono ogni fase del ciclo produttivo per una Griff tutta italiana. Dalla progettazione
produzione, curata da designer professionali, alla serigrafia effettuata con le tecniche più moderne e all'avanguardia, passando per lo studio e la realizzazione accurata del taglio dei tessuti, che consente alla materia prima di esaltare le proprie qualità tecniche, fino al trasferimento sublimatico sul tessuto e al confezionamento. Tutto avviene all'interno degli stabilimenti trevigiani, seguendo una procedura oramai consolidata e certificata. Una concentrazione di forze e di idee che ha dato vita ormai da 3 decenni ad un ambiente fertile per lo studio e lo sviluppo di molti progetti innovativi, che con il passare degli anni hanno cambiato il modo di pensare all'abbigliamento tecnico riservato ai ciclisti di tutte le età.